Allora, copre il 25%, questa è la quarta proiezione realizzata dalla APR Marketing per la RAI, 25% dunque esiste ancora un margine di errore, ma partirei subito con il Comune di Milano dove, come dicevi, ballottaggio per Giuliano Pisapia e Letizia Moratti. Giuliano Pisapia 46,5%, Letizia Moratti 42%, il centro-sinistra 44,4%, il centro-destra 44,9%, Manfredi Palmeri 5,5%. Il candidato del terzo polo che guadagna il 4,3% come lista, Matteo Calise 3,7%, la lista Movimento 5 Stelle 4,5%. Allora, per Milano è disponibile anche un confronto con le comunali del 2006, dove direi che c'è un dato interessante che è quello che riguarda la Lega Nord, perché ha ottenuto il 10% delle preferenze in queste votazioni, mentre le comunali del 2006 era ferma al 3,8%. E allora non leggiamo tutto il cartello, anche perché diciamo sì. Perché c'è una certa differenza. Esatto, vediamo quei primi due. Il panorama politico è cambiato, dunque il PDL 29,6%, nel 2006 era 41,4%, ma naturalmente si riferiva a Forza Italia, Alleanza Nazionale, Nuovo PSI, Democrazia Cristiana per le Autonomie. PD 26,6%, 22% nel 2006 era riferito all'Ulivo. Possiamo passare alla città di Napoli, ballottaggio anche qui per Gianni Lettieri, centrodestra, 43%, e Luigi De Magistris 23,5%, Luigi De Magistris è sostenuto da Italia dei Valori, Federazione della Sinistra e Liste Civiche, questa lista nell'insieme 17%, per il centrodestra 45%, Mario Morcone fermo al 19%, la lista centro-sinistra 23%, il candidato del terzo polo Raimondo Pasquino 9%, alla lista 8%. Andiamo avanti con il Comune di Torino, dove, come dicevi, Piero Fassino passa al primo turno, sempre secondo questa proiezione, Fassino 53,5%, Michele Coppola 30%, centrosinistra 52,1%, centrodestra 30,2%, Vittorio Bertola 4,7%, il candidato del Movimento 5 Stelle che raggiunge 5,5%, Alberto Musi 3,8%, è il candidato del Terzo Polo 5,5%. E anche qui possiamo farvi vedere il confronto con le comunali del 2006, perché anche qui vediamo la seconda schermata, c'era un dato interessante sempre per quanto riguarda la Lega Nord, che raggiunge quota 7,1%, alle comunali del 2006 era ferma al 2,5%, ma torniamo alla prima schermata di questo confronto che vi leggiamo anche il PD 29,8% adesso, nel 2006 con i dovuti riferimenti 39,5%, PDL 20,5%, nel 2006 24,2%, anche qui tenendo presente i mutamenti del panorama politico. Andiamo avanti con la città di Bologna, ballottaggio anche qui per Virginio Merola e Manes Bernardini, Virginio Merola 49,5%, appena superiore la lista del centro-sinistra 50%, il candidato del centrodestra 31,5%, per il centrodestra 29,5%. Massimo Bugani, il candidato del Movimento 5 Stelle, supera il 10%, 10,5%, il Movimento il 10%, Stefano Aldrovandi 5%, il Terzo Polo 4,7%, e mi dicono che c'è un aggiornamento proprio per Bologna, vediamo se possiamo darlo in tempo reale, evidentemente è arrivata una copertura più ampia del campione, ecco qui 35%, e Merola raggiunge il 49,7%, su Manes Bernardini 31,5%, al momento restano naturalmente questi due i candidati che si sfideranno al secondo turno.